Salve a tutti carissimi amici scacchisti e bentornati in Dynamic Chess. Torna una delle rubriche più importanti, direi, da studiare a livello scacchistico, ovvero quella dedicata alle strutture pedonali. Come appunto diceva Philord, i pedoni sono l'anima degli scacchi e capire le varie strutture pedonali ci aiuta a comprendere meglio i vari piani tipici che si possono creare in differenti aperture. Quindi a volte magari possiamo non conoscere le varianti di singole aperture, ma capirne comunque le idee in base alle strutture che si vengono a creare. Abbiamo visto nel primo video come giocare, mi è stato fatto notare che dire vincere sa un po' da clickbait, di conseguenza è più preciso dire come giocare con il pedone di donna isolato. In questo video invece andremo a vedere tre partite per capire come giocare contro il pedone di donna isolato. I piani tipici li abbiamo già anticipati. Abbiamo detto che storicamente il possessore del pedone di donna isolato cercherà di conservare l'alfiere buono, in questo caso il bianco, ovvero quindi l'alfiere campo chiaro, sul controllo di questa diagonale o sul controllo di quest'altra diagonale per supportare l'avanzata del pedone stesso in D5 come spinta di rottura. Mentre il giocatore che giocherà contro tale struttura cercherà di portare un proprio cavallo in D5 o comunque davanti al pedone isolato di donna per crearne un blocco e cercare di cambiare i pezzi minori per entrare in un finale di pezzi maggiori superiore. Ad esempio in questo caso, qualora il tratto fosse al nero, la mossa migliore sarebbe sicuramente quella di giocare cavallo F4 con l'idea di cambiare l'alfiere del bianco ed entrare appunto in questo tipo di finale dove il nero avrà un vantaggio statico a lungo termine per il fatto che il bianco ha i propri pezzi legati alla difesa di questo pedone, che come possiamo vedere non può essere difeso da altri pedoni, di conseguenza è un pedone debole. A differenza di quanto si possa credere, tenere le donne in gioco potrebbe essere un vantaggio per colui che gioca contro il pedone di donna isolato. Questo perché, essendo adesso lui passato in attacco, potrà far sfruttare la propria donna in maniera più dinamica, tenendo il re avversario più lontano dalla difesa del pedone debole. Andremo a vedere tre partite importanti per vedere i vari modi su come riuscire a sfruttare questa debolezza del bianco di avere questo pedone di donna isolato, come sfruttare gli errori che si potrebbero commettere quando appunto si ha questo tipo di struttura. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di registrarvi al mio canale YouTube attivando anche la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati ogni volta carico un nuovo video, e a seguirmi su tutti i miei altri social, Facebook, Instagram e Twitch. E adesso come sempre potete anche abbonarvi per avere accesso a dei video esclusivi dedicati alle aperture. Detto ciò ragazzi, iniziamo. Siamo pronti per la prima partita. Il bianco sarà colui che entrerà nella struttura pedonale con il pedone di donna isolato, tuttavia commetterà l'errore di non giocare il piano corretto. Farà delle mosse atipiche. Il nero ovviamente ne approfitta e riesce ad andare in vantaggio. Vedremo quindi ragazzi come punire un giocatore che non segue i piani tipici della struttura pedonale richiesta. L'apertura ci interessa ben poco. Il bianco apre con D4 e abbiamo un gambetto di donna rifiutato variante semi-tarrasch, che è una delle aperture tipiche per rientrare nella struttura pedonale da noi richiesta. Altre aperture tipiche le abbiamo già viste anche nella prima parte, come ad esempio l'attacco Panov della difesa Caro Can, la partita inglese, il gambetto di donna accettato, la variante di cambio della francese. In questo caso abbiamo una semi-tarrasch. Presa in D5, cavallo per D5, spinta in E3, ed eccoci qua che dopo il cambio in D4 abbiamo raggiunto la nostra struttura pedonale richiesta. I due giocatori continuano con lo sviluppo, alfiere in E7, alfiere D3, l'alfiere andava bene anche qui in C4, ma comunque in D3 è assolutamente fattibile perché controlla questa importante diagonale. Cavallo in C6 e qui il bianco già commette la prima mossa atipica, ovvero donna in E2. Abbiamo visto nella prima parte invece come solitamente il bianco in questo tipo di situazioni continuava con arrocco corto e dopo cavallo F6 che minaccia cavallo B4 con l'idea cavallo D5 giocare A3. Arrocco corto, torre 1, B6, composizione assolutamente equilibrata. Il bianco qui solitamente crea una batteria con alfiere in C2 preparando donna in D3 e magari minacciando alfiere G5, alfiere per F6, seguita magari anche da donna per H7 e scacco matto, mentre il nero cerca di organizzare il proprio gioco con alfiere B7, donna C7, torre in D8 e poi spostare il cavallo magari qui in E7 e portarlo qui in D5. Nel medio gioco solitamente il bianco ha un gioco più dinamico, ha leggere possibilità in più rispetto al nero perché appunto ha delle possibilità di attacco maggiori. Tuttavia se il nero riesce a difendersi
ha molte più possibilità nel finale. Una posizione assolutamente equilibrata e aperta a ogni tipo di risultato. Invece, il bianco qui gioca donna in E2, che è una mossa che non serve praticamente a nulla. Cavallo F6, nuovamente l'idea è di giocare cavallo B4 seguita da cavallo D5, alfiere in E3, arrocco corto. Si poteva sì giocare subito cavallo B4, tuttavia si era un po' infastiditi dal alfiere B5. Scacco. E adesso alfiere D7, cavallo E5. C'era un po' di pressione per il bianco sul punto in D7. Quindi il nero vuole evitare questa cosa e porta prima al sicuro il proprio re. Adesso sarebbe stata essenziale la mossa A3, che sembra una perdita di tempo, ma è una mossa essenziale perché bisogna evitare cavallo B4, cavallo D5. Invece il bianco gioca torre in D1. Anche questa è una mossa sbagliata, atipica. Cavallo B4 da parte del bianco e possiamo già dire che da parte del nero e possiamo già dire che il bianco, ragazzi, è privo di controgioco. Una volta che il nero piazzerà il suo cavallo in D5, non avrà più nessun controgioco il bianco. Alfiere C4, B6, senza fretta, ragazzi. Si prepara alfiere B7 all'ipercontrollo della casa in D5. Arrocco corto, alfiere B7, cavallo in E5, torre in C8. Vedete che il nero non ha fretta di giocare cavallo D5. Ha tutto il tempo che vuole. Vuole magari aspettare la spinta 3 che vuole scacciare questo cavallo che può essere fastidioso, no? Che controlla queste case. Ma A3 ovviamente non arriverà mai perché è solamente una perdita di tempo, in quanto il nero vuole giocare cavallo D5. Torre C1. Adesso la gioca cavallo D5. Dice comunque tutti i suoi pezzi sono giocati, posizionati in maniera perfetta. È arrivato il momento di migliorare il posizionamento anche del nostro cavallo. Curioso come il motore qui consiglia alfiere D6, che devo essere sincero, a me la variante che consiglia il motore non piace. Preferisco di gran lunga quella che è stata giocata in partita. Ad esempio qui viene consigliata alfiere G5, H6, alfiere H4, alfiere per E5. Presa in E5, donna D4, attacco doppio di alfieri, alfiere per E6. Qui alfiere A6, mossa intermedia che attacca la donna, donna D1, donna per D1, donna per D1, presa in E6, E per F6, G per F6, composizione pari. Alfiere di colore contrario, si è semplificato tanto la situazione, il nero ha 3 isole pedonali contro 2, sinceramente non capisco perché il motore consigli di entrare in questa linea, o forse perché non riesce a vederla in questa posizione, o boh ragazzi, non ve lo so dire. Forse sono io che non l'ho compresa bene. Fatto sta che a me piace molto di più cavallo B in D5 che ha giocato in partita il nero. Cavallo B5 da parte del bianco. E qui mi piace molto come il nero gestisce la situazione. Con tutta la calma di questo mondo gioca torre in A8. Sembra bruttina perché porta la torre indietro all'angolino, alla difesa di un pedone. Tuttavia A6, che sembra la mossa più naturale, avrebbe dato un po' di controgioco al bianco. Ad esempio cavallo A7, torre A8, cavallo C6, donna D6, alfiere D3, e qui dopo torre FC8, cavallo per E7, torre per C8, non si può riprendere di torre perché cade il pedone A6 e di conseguenza bisogna riprendere di cavallo, e notiamo come comunque la torre si sarebbe ritrovata in A8. Di conseguenza il nero capisce che A6 non serve a nulla e con tutta la calma di questo mondo gioca a torre A8, capendo che tanto il bianco in questo momento, ragazzi, non ha controgioco, non può migliorare la sua posizione. Di conseguenza la sua debolezza del pedone isolato rimarrà lì a vita. Il nero tranquillamente migliorerà il suo gioco con calma e dopodiché riuscirà a sfruttare il suo vantaggio. Alfiere G5, H6, alfiere per F6. Il bianco spera di trovare controgioco sulla diagonale B1-H7 e quindi va a eliminare il difensore di questa casa qui in H7. Tuttavia così facendo si andrà ad eliminare il suo difensore delle case scure e purtroppo il suo controgioco non arriva in tempo. Il nero riuscirà a difendersi abbastanza facilmente. Alfiere per F6, donna in E4, alfiere G5 che attacca la torre e impedisce alfiere D3, sempre perché c'è F5. Attacca la donna e mantiene sotto attacco la torre, quindi il nero guadagnerebbe la qualità. Viene giocata qui torre C in E1. Questa mossa perde del materiale. Era meglio forse torre C2, ma
Nonostante tutto, donna E7, alfiere per D5, alfiere per D5, donna D3, torre a C8 avrebbero lasciato comunque il nero in netto vantaggio. Dato dalla coppia degli alfieri, la struttura pedonale migliore e un'attività dei pezzi comunque superiore a quella del bianco. Invece viene giocata torre D in torre C1 e dopo A6, cavallo C3, alfiere D2, c'è un doppio attacco sulla torre e sul cavallo C3 che non può essere difeso ovviamente e di conseguenza si va a perdere un pedone. Se torre D1 segue cavallo per C3 e donna per B7 si perde la qualità. Di conseguenza viene giocata torre in A1, ma dopo cavallo per C3, donna per B7, donna per D4, cavallo D7, torre FD8, presa in C3, donna per D7, torre per B6, alfiere per C3, il nero guadagna un pedone e di conseguenza alla fine riesce a vincere questa partita. Abbiamo visto quindi come il bianco, non avendo seguito alcun piano principale della posizione richiesta, non ha mai creato controgioco. Passiamo alla seconda. Siamo pronti per commentare la seconda partita, dove questa volta sarà il nero ad avere il pedone di donna isolato, ma commetterà l'errore di cambiare troppi pezzi minori, in particolare anche il suo alfiere buono, l'alfiere camposcuro, ed entrare quindi in un finale a lui sfavorevole, dato dal fatto che ha un pedone isolato. Vedremo quindi anche come vincere questo tipo di finali. Il bianco apre con D4, dell'apertura ci interessa ben poco, abbiamo di nuovo un gambetto di donna rifiutato, questa volta il bianco cambia in D5, alfiere F4, cavallo F6, E3, arrocco corto, alfiere D3, ecco qui la spinta di rottura laterale che a noi interessa, C5. Questa spinta ci dà l'opportunità di entrare in una struttura con pedone di donna isolato. Ovviamente il bianco non cambia subito qui in C5, no? Spera che sia il nero a prendere qui in C5 e gioca cavallo G in E2. Il nero continua a sviluppare e a fare pressione sulla casa in D4. Il bianco qui arrocca corto, dando così forse l'opportunità al nero di evitare di entrare nella struttura con pedone di donna isolato prendendo qui in D4. La presa in D4 forse sarebbe stata migliore per il nero. In caso di cavallo per D4, cavallo per D4, pedone per D4, si aveva una struttura simmetrica dove il bianco comunque era da considerarsi in leggero vantaggio dato il miglior posizionamento dei propri pezzi. Il nero invece continua a fare pressione sulla casa in D4 giocando alfiere in G4. Il bianco ovviamente adesso non se lo fa ripetere due volte ed entra nella struttura pedonale a noi desiderata. Il bianco a mio avviso è da considerarsi in leggero vantaggio perché ha questo alfiere fuori dalla catena pedonale e di conseguenza controlla un'importante diagonale che contrasta il controgioco del nero. Di conseguenza il nero adesso ha più difficoltà ad organizzare il suo gioco. Tra l'altro adesso, dopo la spinta H3 da parte del bianco, il nero si vede costretto a cedere questo alfiere per il cavallo. Giocare una mossa come alfiere 6, il bianco potrebbe giocare l'immediata cavallo B5. Forse torre C1 sarebbe stata anche più forte, però l'idea è semplice. Cavallo B5 immediatamente, vedete che sfrutta la mancata A6 da parte del nero. E adesso cavallo B4 è una minaccia. Qualcuno potrebbe dire, ok, cavallo A6, cavallo D4, cambio tutti i pezzi qui in D4 e anche io creo un pedone di donna isolato al bianco. Tuttavia, questa semplificazione ha lasciato un bianco con la coppia degli alfieri in un centro più aperto e un alfiere cattivo al nero. Di conseguenza è vero che è cambiata la struttura pedonale, però è rimasta sempre a favore del bianco. Quindi fate sempre attenzione a queste piccole cose. Di conseguenza il nero gioca alfiere per E2. Il bianco ovviamente prende di cavallo. Era possibile sì prendere di alfiere, però sarebbe arrivata la spinta D4 fastidiosa da parte del nero. Ora prendere qui in D4 semplicemente avrebbe dato gioco pari. Meglio forse cavallo A4, dove alfiere D6, torre C1, alfiere per F4, E per F4, avrebbe lasciato il nero con questo pedone passato, ancora debole perché comunque è abbastanza facile fermarlo e potrebbe essere soggetto di attacco, quindi ancora forse il bianco è in vantaggio. Però adesso si avevano questi due pedoni isolati e bisognava stare comunque attenti a questo pedone passato, quindi è meglio evitare questo tipo di cose e anziché prendere alfiere giocare cavallo per E2. Adesso qui il nero commette a mio avviso l'imprecisione di giocare alfiere D6. Certo, non è da considerarsi un grave errore, perché comunque questo alfiere, ragazzi, è molto fastidioso, no? L'abbiamo visto spesso anche nelle varianti con il London System, dove il nero cede il proprio alfiere buono per togliere quell'alfiere fastidioso del bianco, che è una spada infilata in questa diagonale. Tuttavia, forse la spinta D4 sarebbe stata leggermente più precisa.
Questa posizione è già stata raggiunta e giocata in una partita in precedenza tra Alexander Michalevski contro For Frederick Cousin, dove il bianco continuò con torre in c1. E quindi il nero comunque alfiere b6 e e4 avrebbe ottenuto un gioco pari. Da notare nuovamente come questo pedone è a doppio taglio, è un pedone passato però comunque facilmente fermabile e soggetto ad attacchi. E qui la posizione a mio avviso sarebbe stata tutta da giocare, la partita aperta ad ogni tipo di risultato. Invece viene giocata alfiere d6. Il bianco continua con lo sviluppo, donna b3, la donna qui fa pressione sul pedone debole d5. Alfiere per f4, cavallo per f4, donna in d6, ovviamente non si può prendere qui per via di torre a e poi dopodiché cade il pedone b2, quindi torre f in d1, torre f in d8. Torre A in C1, adesso si minaccia donna per B7 seguita da donna per C6, quindi bisogna trovare un rimedio. Giocare una mossa passiva come torre B8 non si può perché cade il pedone in D5. Non è difeso dal cavallo perché c'è alfiere in E4 e c'è l'inchiodatura, ragazzi. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, lo difendo, ma dopo alfiere per D5 e cavallo per D5, alla semplice E4 riguadagnano il pezzo e lasciano il bianco con un pedone in più. Di conseguenza il nero gioca donna B4, donna per B4, cavallo per B4, A3, cavallo per D3, torre per D3. Il bianco è riuscito a entrare in finale. Un finale nettamente favorevole, dato dal fatto che il nero ha un pedone isolato debole. Torre in D7, si prepara a raddoppiare le torri sulla colonna D per poter difendere questo pedone il più possibile, in quanto si minacciava torre C in D1. G4 minaccia G5, cade questo pedone e prende spazio sul lato di D3. H6, F3, togliendo la casa E4 al cavallo nero. Vedete come il bianco limita il movimento dei pezzi neri? Torre A in D8, torre CD1, tenendo così legate le torri e anche il cavallo alla difesa del pedone D. G6, Re F2, Re G7, H4. G5 forzata, perché nuovamente si minaccia G5 da parte del bianco, cacciando via questo cavallo e cadrebbe poi il pedone qui in D5. Presa in G5, presa in G5, cavallo in E2, cavallo in G8, cavallo D4. Il cavallo adesso è piazzato in un'ottima casella e punta anche a quest'altro avamposto F5. Cavallo in E7, ovviamente difendendo la casa F5, Re G3, torre H8, F4, cercando di crearsi un pedone passato. Re G6, cavallo F3, presa F4, F6, F5 scacco, Re F7, torre in E1. Torre in C7, cavallo D4, A6, minacciava ovviamente ancora una volta cavallo B5, cavallo D6, torre in D3, si ha il possesso adesso della colonna D, cavallo C6, cavallo F3, torre in E7, G5, e dopo F per G5 il bianco commise un piccolo errore, giocò Re G4. Probabilmente era meglio cambiare le torri, cavallo per E7, cavallo per G5 scacco, Re F8, Re F4. E il pedone bianco, lo notiamo, è molto più avanzato rispetto al pedone D. Tra l'altro il pedone bianco è ben difeso dal proprio re, mentre questo pedone è semplicemente debole. Di conseguenza, qui il bianco è da considerarsi in netto vantaggio. Invece dopo Re G4, torre Hn8, torre per E7, torre per E7, torre H1, il nero avrebbe potuto trovare un ottimo controgioco con torre in E4. Re per G5, torre E3, cavallo H4, D4. Cavallo G6, D3, torre D1 e la posizione sarebbe stata equilibrata. Il nero ha un pedone avanzato e anche il bianco lo ha, di conseguenza la partita sarebbe stata pari. Invece il nero gioca l'immediata spinta di 4, un po' prematura. Il pedone aveva bisogno di supporto. Cavallo per G5, Re F6, Re F4, D3. Questo facilita molto più le cose per il bianco, ma comunque la partita ormai sarebbe stata comunque persa. Cavallo E4, Re F7, torre H3, D2, torre in D3, il nero abbandona. È ovvio, non si può fare nulla per difendere questo pedone. Con un pedone in più il finale è facilmente vinto e di conseguenza la partita finisce qui. Passiamo all'ultima. E siamo giunti ragazzi alla terza ed ultima partita, dove vedremo ancora una volta il nero giocare con il pedone di donna isolato e questa volta commetterà l'errore di perdere qualche tempo importante per spingere il suo pedone in D4, che sappiamo essere una delle spinte di rotture classiche.
Inoltre, il nero accetta di entrare in questo tipo di struttura quando ha già cambiato il suo alfiere buono. L'alfiere camposcuro, che abbiamo detto, è uno dei pezzi essenziali per avere controgioco sull'ala di re. La partita in questione è nuovamente una partita di donna, D4. Come detto, l'apertura ci interessa poco, questa volta abbiamo una Nizzo indiana. E dopo il cambio qui in C3, appunto, il nero ha cambiato il suo alfiere camposcuro. E3, D6, cavallo E2, cavallo BD7, donna C2, C5, torre D1, donna E7, cavallo C3, presa in D4, torre per D4, H6, alfiere H4, torre FD8, F3, il nero gioca D5. Diciamo che è una mossa essenziale, una spinta di rottura necessaria per attivare un pochettino i primi pezzi. Dopo presa in D5 e presa per D5, abbiamo finalmente raggiunto la nostra struttura pedonale richiesta. Ora il nero è privo, no, del suo alfiere camposcuro, e questo potrebbe essere un leggero vantaggio per il bianco. Tuttavia, ha la possibilità di manovrare con il proprio cavallo, giocando cavallo C5 e cavallo E6, scacciando via la torre e preparando comunque la spinta in D4. Il bianco, in previsione di ciò, inizia subito con alfiere F2, iniziando a fare maggiore controllo sulla casa in D4. Cavallo C5, alfiere 2, cavallo in E6, torre in D2. Adesso il nero gioca una mossa abbastanza tipica, ovvero A6, per impedire cavallo B5, che serviva poi a portare il cavallo in D4, che abbiamo detto che è un ottimo bloccatore. Tuttavia, questa mossa adesso forse è risultata un po' lenta. Era meglio giocare una mossa come cavallo H5. D4 subito era fattibile. Tuttavia, non è chiaro se il nero otteneva compenso per il pedone sacrificato. Ad esempio, presa D4, cavallo F4, arrocco corto, cavallo D5, torre in E1. Donna G5, alfiere F1, cavallo H3, re H1, cavallo per F2 scacco, torre per F2, cavallo E3, donna D2. E dopo cavallo per F1, torre per F1, donna F6, torre D1 e torre in D7, comunque il nero avrebbe avuto compenso per il pedone sacrificato perché poteva raddoppiare con le proprie torri e fare pressione sul pedone isolato, ma il bianco rimaneva comunque con questo pedone in più che poteva difenderlo con il proprio cavallo. Diciamo che la partita sarebbe stata equilibrata. Probabilmente invece interessante era cavallo H5. Adesso, se cavallo B5 con l'idea di portarlo qui in D4, ancora una volta D4 sarebbe stato interessante. È sempre un sacrificio di pedone, ma come abbiamo detto, ragazzi, quando si gioca con il pedone di donna isolato, siete pronti a sacrificare il proprio pedone per attivare i propri pezzi. Ad esempio, cavallo per D4, presa in D4, cavallo F4, arrocco corto, donna G5, alfiere G3, H5, con una buona iniziativa da parte del nero. Posizione considerata comunque ancora pari, però bisogna stare attenti perché l'attacco del nero potrebbe essere veramente interessante. Altrimenti si poteva anche giocare qui arrocco corto, D4, ancora questa mossa, presa in D4, cavallo F4, torre N1, donna G5, alfiere F1, cavallo H3, re H1, cavallo per F2, torre per F2, torre per D4, il nero recuperava il pedone e la posizione sarebbe stata nuovamente equilibrata. Invece viene giocata scusate, A6. A questo punto, dopo arrocco corto B5, torre FND1, c'è un blocco totale sulla casa D4 e il nero ha perso praticamente la sua occasione. Torre in C8, donna B1, cavallo C5, alfiere F1, liberando la casa E2 al proprio cavallo per adesso manovrare con cavallo E2 e cavallo D4. Cavallo in B3, torre AC2, cavallo A5, cavallo E2, torre per C2, donna per C2, torre C8, donna B1, cavallo C4. Cavallo D4, il cavallo adesso è piazzato nel miglior avamposto possibile. Donna in E5, torre in D3, cavallo D7, torre C3 e si ha il possesso anche della colonna C. Torre in E8, forse era meglio giocare cavallo F8 per contrastare un pochettino la casa D4. Ad esempio donna C1, cavallo E6, B3, cavallo B6, torre per C8, cavallo per C8, alfiere D3, cavallo per D4, presa in D4, donna in D6, donna C5. È vero che adesso entrambi i giocatori hanno un pedone di donna isolato, però comunque il bianco ha la coppia degli alfieri, la donna più attiva e si può dire che è in vantaggio. Però questo sarebbe stato il male minore per il nero. Invece viene giocata torre in E8, cedendo così il controllo della colonna C al bianco. Dopo donna C1, cavallo in F8, B3, cavallo B6, alfiere in G3, ecco qui che l'alfiere controlla anche quest'altra magnifica diagonale, donna in F6, torre in C7. Qui forse migliore era torre in C8, ma comunque dopo donna C5 il bianco avrebbe nuovamente i pezzi tutti attivi, pronta la donna a entrare in A7 o in E7, quindi in settima traversa con un gioco sicuramente superiore. Invece viene giocata alfiere in A8 e dopo torre A7, torre C8, torre C7, qui si ripetono le mosse, donna D2, cavallo BD7, il bianco
gioca donna in A5, il pedone A6 non può essere più difeso, quindi il nero è costretto a perdere il materiale. Tra l'altro in partita viene giocata torre C1, la disperazione fa fare cose strane e si perde l'alfiere. La partita continuò per qualche mossa finché poi ovviamente il nero con lo svantaggio di materiale che ha avuto abbandonerà e di conseguenza il bianco vince. Abbiamo visto quindi in questa occasione come il nero non ha sfruttato l'occasione di cercare di spingere in D4 e ha perso quel tempo necessario. Bene ragazzi, spero che vi sia chiaro, no? Abbiamo visto nella prima parte come giocare con il pedone di donna isolato, in questa seconda parte come giocare contro il pedone di donna isolato. Sta a voi capire quando è il momento giusto di giocare o l'una o l'altra parte. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate il mega like, unitevi al mio gruppo Telegram perché farò dei sondaggi su richiesta su quale struttura pedonale vogliate che io porti successivamente. Detto ciò ragazzi, noi ci diamo appuntamento alla prossima, grazie a tutti quanti per la visione, ciao!